Innanzitutto troviamo la protezione che andrà a coprire la cinghia. Poi qui dentro c'è il fermo e il sedger per la campana. La campana a frizione con l'apposita puleggia per la cinghia. Qui troviamo le istruzioni e la garanzia. Poi il braccio che andrà a sostenere lo scorteggiatore. E infine lo scorteggiatore. Quindi cinghia. E poi il vero e proprio attrezzo. Tolta la copertura, dobbiamo andare a rimuovere la candela per poi poter svitare la frizione. Una volta completato anche questo passaggio, procediamo da questa parte. Quindi togliamo il carter e poi dovremo andare ad esportare questa parte qua. Una volta rimosso il carter, andiamo a rimuovere il sedger e la relativa campana. Quindi, aiutandomi con un cacciavite, rimuovo il sedger. Successivamente il piattello e poi la campana. Per rimuovere la frizione dobbiamo utilizzare, che è questa qua, dobbiamo utilizzare un fermapistone. Quindi noi andiamo ad inserirlo nel cilindro. Per togliere la frizione dobbiamo ricordarci che è contraria, quindi per svitarla dobbiamo girare in senso orario. Poi andiamo a svitare la frizione, il piattello che ha una scritta top, quindi dobbiamo tenerla in alto. E poi andiamo a rimuovere le chiocciole della pompa dell'olio, così non essendo più attaccata alla campana non farà più girare la pompa, che essendo senza olio andrebbe a scaldarsi e successivamente a rompersi. Una volta rimossa la chiocciola andiamo a rimontare, quindi per prima cosa il piattello con la scritta top verso l'alto. Dopodiché la frizione, quindi con la parte esagonale verso l'esterno. E facciamo l'operazione inversa. Teniamo sempre il fermapistone ben saldo e andiamo a riavvitare la frizione. Fatto questo, dobbiamo ricordarci che bisogna cambiare la campana. Andiamo a prendere il kit che avevamo nella scatola, che contiene due fermi, quindi il fermo e il sedger, la campana e la puleggia dove andrà ad alloggiare la cinghia. Quindi noi mettiamo la campana e la gabbia a rulli. Successivamente la puleggia, andiamo a richiudere con i due fermi che ci dà Interforce, quindi rispetto a quello originale steel è più rialzato per non andare a toccare nella puleggia. E la nostra campana è rimontata. Andiamo a rimontare anche la candela.
successivamente la copertura. Come potete vedere, siamo andati a rimuovere tutta questa parte qua. Quindi adesso la puleggia che è sopra la campana può girare liberamente senza andare a toccare in questo pezzo di plastica che c'era prima. Dobbiamo anche andare a rimuovere l'arpione che è nelle motoseghe, altrimenti tocca nel diafragma. Adesso basta andare ad allineare il foro nel braccio dello scortecciatore con il regolatore di tensione delle motoseghe. Quindi lo appoggiamo lì, prendiamo la cinghia e facciamo aderire la puleggia nella motosega e poi nello scortecciatore. Mettere il carter allentiamo un po' i dadi e come per la catena andiamo a tirare, così vedrete la cinghia che piano piano si tensiona. Quando è un po' rigida, andiamo a fissare i due dadi. Andiamo ora a montare la protezione, quindi ci serve il tampone, la vite quella più grande e la rondella. Andiamo già ad inserire il tampone per essere facilitati e dopodiché andiamo ad avvitare. Avvitata quella dietro, avvitiamo anche quella davanti, andiamo a regolarla che copra questa parte e anche la puleggia davanti e poi ne andiamo a tirare. Fatto questo, il nostro scortecciatore è pronto per essere utilizzato.